maggiore rischio in montagna, quando anche i ghiacciai cominciano a cadere, a perdere pezzi, come in questo caso, che c'è questo grosso rischio che venga giù praticamente una valanga, una frana. È chiaro che è a rischio tutto quello che sta sotto. Poi dipende quando succede. È chiaro che alcuni ghiacciai non sono pericolosi per la gente. È evidente che se succede in piena estate, quando la gente in giro fa giri per le montagne, i rischi ci sono. Quello che sta accadendo su Monte Bianco è che i nostri ghiacciai, che su Monte Bianco sono particolarmente sfortunati perché si trovano nella montagna più alta d'Europa, questi si muovono e poi a un certo punto accelerano. Quello che sta succedendo adesso appunto è che il ghiacciaio del Plan Plessis, in prima persona perché è il più famoso in questo momento, ma anche altri ghiacciai simili, sempre in quella zona, stanno perdendo pezzi. Chiaro che dipende cosa c'è sotto. In Italia ci sono parecchi ghiacciai che si trovano in queste condizioni. Alcuni ghiacciai che sottendono, ad esempio, i centri abitati, è chiaro che sono molto più rischiosi. Molti sindaci hanno già limitato gli accessi, se non chiuso certi sentieri, proprio perché c'è questo grosso rischio. Sono almeno 30 anni che le temperature del nostro pianeta stanno aumentando in modo importante. I ghiacciai, che sono estremamente sensibili alle variazioni di temperature in prima battuta, ma anche di precipitazioni, registrano questa variazione. La registrano in che modo? Chiaramente ritirandosi. Molti ecosistemi si stanno modificando proprio perché cambiano le condizioni climatiche, si chiama adattamento. Ovviamente nella storia del nostro pianeta gli ecosistemi si sono sempre adattati e quindi anche in questo caso si stanno adattando. Il problema grosso è che è chiaro che questo adattamento potrebbe non essere perfettamente in linea con quello che noi abbiamo, il nostro sistema socio-economico. Ricordiamoci che i ghiacciai sono acqua disponibile durante la stagione secca, è produzione elettrica, e cambia poi l'impatto sul turismo. Quindi la scomparsa dei ghiacciai sicuramente modifica in modo significativo la vita di molta gente. Facciamo un esempio: se continua a riscaldare gli ecosistemi di alta montagna, a un certo punto cominciano a salire, ma se finisce la montagna, dove vanno? Si estinguono. L'inversione di tendenza sarà ben difficile entro, diciamo, tempi nostri, umani. Entro il 2100 non è previsto che possa succedere niente di particolare. E è chiaro che finché le condizioni climatiche continuano a variare in questo modo, il ghiacciaio continua a ritirarsi. Finché non risolviamo il problema alla fonte, diciamo, i ghiacciai continueranno sempre a dirci quello che sta succedendo.